Ciao ragazzi, allora questo video lo sto facendo qua, sono in Piazza di Spagna. Dopo di questo ci sarà il video vero e proprio della cattedrale della Almudena. E nel video io ho detto che questa era la cattedrale moderna di Madrid, poi avremmo visitato quella antica. È un errore che ho fatto, perché pensavo, come in tutte le città in Italia o in Europa, le cattedrali, quelle meno originali, sono quelle antiche. Allora, ora spiego qui com'è la situazione e poi appunto monto tutti i video della visita della Almudena. Praticamente appunto questa cattedrale della Almudena è dell'inizio, anzi poco del 1883, quindi quasi 1900, poi consacrata appunto nel 93 da Papa Giovanni Paolo II. Io pensavo che fosse una cattedrale seconda, ecco, moderna, e poi avrei chiesto informazioni qual era e dove stava la cattedrale antica, che invece qua a Madrid non c'è. Questa qui della Almudena è la vera e propria cattedrale della città. Infatti diciamo che la cattedrale antica sarebbe a Toledo, quindi tutto il territorio l'arcidiocesi di Madrid, di Toledo, tutto questo territorio è lì a Toledo. E fino a ora, fino a quando si sono decisi a montare questa cattedrale qui a Madrid, il punto di riferimento era lì a Toledo. Ecco svelato il mistero. Va bene, perché là avevo fatto un errore parlando. Ok, ora ci sarà la visita della Almudena. A dopo! E questa allora è la cattedrale Almudena. Non è la cattedrale vera e propria di Madrid, però è una delle più frequentate della città. È una cattedrale comunque costruita da pochi anni, inaugurata Giovanni Paolo II. In effetti si vede anche dall'esterno che è moderna, ecco. E come vedremo più avanti, i disegni che ci sono, i disegni nelle vetrate, insomma, sono moderni, non sono antichi, però comunque una bella struttura, ecco. Ora siamo capitati nel momento in cui c'è la messa, perché sono le 12, comunque così dà più suggestione. E tra l'altro l'ingresso è gratuito. Se uno vuole invece si può mettere qualche cosa come donazione. E là c'è quella cupola che si vede meglio dal lato del Palazzo Reale, perché infatti direi che è tipo una chiesa dei reali, perché praticamente questo è l'ingresso a pubblico, che sarebbe qua nel viale che costeggia tutto il Palazzo Reale. Invece l'ingresso che è di fronte proprio al Palazzo Reale è chiuso, quindi non è di che non si entra di là, si deve fare il giro e si viene di qua. Infatti qua c'è Giovanni Paolo II che ha inaugurato questa chiesa, questa cattedrale. Qua c'è la cupola, che ho visto che si può pure salire, però non ho capito bene l'ingresso, perché le frecce indicano dal lato dove c'è il Palazzo Reale, però là era chiuso, quindi boh. Qua siamo nella cattedrale. Guardate qua questo organo.
scendendo dalla cattedrale Almudena, che è lì, ho trovato che c'è un giardino carino e piccolo, Vestillas, quindi ci vorrei andare per vedere com'è la vegetazione, la vista carina. L'ho visto su internet, vediamo. Eppure carino, anzi così quasi ci faccio una foto. Sì, quella lì. Sì, qua è il giardinetto di Vestillas. Sì, è piccolino, grazioso, dopo quel ponte con le vetrate. Vediamo se c'è qualche altra visuale graziosa da questo giardino e poi si torna in centro. Beh, qua l'acqua è proprio brutta, mamma mia. Niente, qua c'è un'altra fontana, piccolo parco popolare. Questa è una bella fontana. Termina così questo video sulla cattedrale dell'Almudena di Madrid. Spero che il video ti sia piaciuto. Ricorda di mettere un commento se hai qualcosa da dire, da aggiungere su questa cattedrale. Puoi mettere un mi piace e se non lo hai fatto ancora iscriviti al canale e attiva la campanellina delle notifiche, che ogni settimana c'è sempre un nuovo video. In questo caso continueranno questi qua di Madrid, ma ci saranno pure altri video dell'Italia e dei posti più belli che ho visitato nel resto del mondo. Allora, alla prossima!